Gli esami di maturità per mezzo milione di ragazzi, vogliamo fare il punto sui progetti di rilancio dell'università che possono dare una spinta a tutta l'Italia in questo momento difficile. Ne parliamo con il ministro dell'Università e della Ricerca, il professore Gaetano Manfredi. Buongiorno, buongiorno, benvenuto. Buongiorno. Collegato con noi Luca Bianchi, direttore di Svimez, l'Associazione per lo sviluppo dell'industria del Mezzogiorno. Buongiorno anche a lei. Bianchi. Bianchi, partiamo da lei, perché in uno studio Svimez voi avete detto che a settembre potrebbero essere 10.000 nuovi iscritti in meno nelle università italiane. Come mai siete arrivati a questa cifra, a questo numero? Siamo molto preoccupati perché, studiando cosa è accaduto nella precedente crisi, quella del 2008, abbiamo visto come l'impoverimento delle famiglie si scarica spesso sulle decisioni se proseguire o meno gli studi. Quindi proprio in base a questo noi ci aspettiamo già nel 2020, proprio per effetto del Covid e quindi di come le famiglie hanno ridotto la possibilità di reddito, meno 10.000 iscritti all'università, e in particolare ci aspettiamo un calo più forte nel Mezzogiorno. Questo in un paese in cui già il tasso di iscrizione all'università è più basso che il resto d'Europa rappresenta un elemento di preoccupazione, soprattutto un indebolimento, diciamo, del sistema paese nel suo complesso. Ecco, Ministro, ha sentito, Bianchi è molto preoccupato, parla anche di un possibile calo nel Mezzogiorno. E allora, come evitare questa diminuzione delle iscrizioni negli Atenei? E l'Italia è tra i paesi, oltretutto, che ha un numero abbastanza basso di laureati in Europa. Sì, questa preoccupazione è condivisa dal Governo. Noi siamo intervenuti subito con una riduzione della tassazione, quindi un investimento di 165 milioni che porterà uno studente su due a non a pagare le tasse o a pagare le tasse in maniera ridotta, più borse di studio, intervento sul digital divide per consentire ai ragazzi di essere supportati nell'acquisto di device e nella connessione. Poi insieme alle regioni ci sono interventi sui trasporti, sulla residenzialità. Noi speriamo con questo intervento massiccio di riuscire a compensare un po' la crisi economica, intervenendo anche verticalmente sulle famiglie che più hanno risentito della crisi, in maniera tale da ridurre al minimo l'impatto. Il nostro obiettivo è evitare che ci sia questa riduzione di iscritti e soprattutto di immatricolati, di coloro che per la prima volta vanno all'università. Allora, torniamo da Luca Bianchi. Come Svimez avete avanzato delle proposte per rilanciare le università. Ci può spiegare le principali, in sintesi ovviamente? Sì, noi intanto apprezziamo molto lo sforzo del ministro Manfredi che da subito ha provato a dare una risposta a un tema che appunto noi riteniamo assolutamente centrale. Noi chiediamo uno sforzo ancora di più, noi proponiamo per esempio già nel 2020 una sorta di borsa di studio nazionale per tutti gli studenti che copra interamente le rette universitarie vincolate all'essere in regola con gli esami, quindi diciamo a un percorso in regola studentesco. Questo perché? Perché lo abbiamo visto l'altra volta, le famiglie che rischiano di pagare di più la crisi sono le famiglie a reddito più basso. Proprio i ragazzi che appunto appartengono a queste famiglie rischiano di perdere complessivamente un anno, perché non si iscrivono all'università, nel frattempo è molto difficile trovare lavoro, quindi potremmo ahimè trovarci un ulteriore ampliamento di quelli che chiamiamo i NEET, cioè i ragazzi che né studiano né lavorano. Si tratta di una dispersione di capitale umano che non ci possiamo permettere. Poi, ultimo tema, so che il Ministro è molto sensibile, attenzione al Mezzogiorno, nel senso che nel corso degli ultimi anni ci sono indebolite le università del Mezzogiorno nel loro complesso e molti ragazzi del Sud hanno deciso di andare a studiare al Nord. Noi riteniamo che il tema della formazione del capitale umano sia un pezzo fondamentale, è un'infrastruttura dello sviluppo a cui non possiamo rinunciare. Quindi nella strategia del governo è importante che il tema delle nuove generazioni, del futuro, dell'investimento in capitale umano assuma un carattere centrale, perché insomma il problema della crisi è oggi, ma domani sarà soprattutto ripartire. Ripartiremo con le intelligenze dei ragazzi, dei giovani.
Ecco, Ministro, prima di rispondere a Bianchi sulle università del Mezzogiorno, in realtà dicevamo di quanto siano importanti e funzionino bene. Le volevo chiedere, abbiamo detto dei problemi e delle risorse finanziarie che preoccupano le famiglie, però voi che cosa state facendo per moltiplicare anche le opportunità offerte dalle università e dalla ricerca? C'è il decreto rilancio che prevede una serie di interventi importanti per gli Atenei. Sì, noi abbiamo fatto un grande investimento sui ricercatori, perché la ricerca parte dai giovani. Per la prima volta noi abbiamo un grande, diciamo, un piano che arriva a 6.000 posti di ricercatore, 1.400 che le università stanno bandendo subito, altre che verranno bandite a fine anno, un grande investimento sulla ricerca, 550 milioni per un grande piano di ricerca nazionale e un investimenti ulteriori sull'edilizia universitaria, sulle aule, sui laboratori. Noi ci auguriamo in questa maniera di dare dei segnali forti sul rilancio del Paese, che parta dalle competenze, dalle conoscenze, dal talento dei nostri ragazzi, dalla forza della ricerca italiana, che anche in questo momento di grande emergenza si sta dimostrando estremamente competitiva a livello internazionale e anche capace di dare una risposta ai bisogni del Paese. È la sfida delle università e l'eccellenza. Nella classifica mondiale top 50 sono 5 le università italiane. Come si può fare di più? Ma noi facciamo già molto, perché io voglio anche sottolineare che oltre che le punte c'è anche la qualità media. L'Italia è il paese europeo, è uno dei paesi europei che ha il maggior numero di università nelle posizioni di vertice. Questo significa che la nostra formazione ha grande eccellenza, ma anche un'eccellenza diffusa, che è la grande forza del nostro paese. Noi dobbiamo far di più rendendo l'università ancora più internazionale, ancora più competitiva, e questo lo si fa investendo risorse, lavorando molto sul merito e soprattutto avendo un protagonismo sui grandi temi internazionali di ricerca, che sono i temi della biomedicina, del digitale, dei nuovi materiali, dello spazio. Sono tutti settori in cui l'Italia è all'avanguardia. Noi dobbiamo avere la forza e anche l'orgoglio di essere dei protagonisti a livello globale. Ecco, la convivenza col coronavirus implica nuove e ulteriori sfide per gli Atenei. Parliamo di sicurezza. A settembre, quando riapriranno i battenti, come saranno organizzate le università? Sì, in realtà le università già si sono aperte, certo. Perché noi adesso con la sessione estiva, che è partita il 15 di giugno, ci sono già le università che stanno facendo esami in presenza e lauree in presenza. Ad esempio la Sapienza ha fatto il suo primo esame scritto lo scorso lunedì. Questo continuerà anche a luglio. A settembre ci saranno anche lezioni in presenza, che tutte le università riapriranno con lezioni in presenza, però ci sarà anche la possibilità di seguire a distanza per una serie di motivi. Abbiamo molti studenti stranieri che ovviamente non sappiamo se avranno la possibilità di arrivare in Italia. Abbiamo molti fuorisede, quindi noi dobbiamo tutelare chi ha problemi di mobilità, e poi laddove ci sia un grande affollamento con difficoltà quindi di sdoppiare corsi, ci sarà anche un'integrazione di corsi online, quindi questo garantirà una grande flessibilità per fare in modo che l'offerta didattica sia completa e consenta a tutti di avere le stesse opportunità, perché la scelta che noi abbiamo fatto, l'università non si ferma mai, abbiamo avuto più di 60.000 laureati, più di 1 milione di esami sostenuti, ma è anche da pari opportunità a tutti, e questo credo che sia l'obiettivo che noi abbiamo messo in campo insieme agli Atenei, ci stiamo riuscendo. Università e mondo della ricerca italiana sono impegnati nella ricerca di cure e vaccini anti-Covid. Quando potremo avere dei risultati? Ma diciamo allora possiamo dire da un lato che l'Italia è protagonista, sta lavorando sui vaccini, su alcuni vaccini l'Italia sta dando un contributo molto importante, su nuovi farmaci. Noi già sulla ricerca farmacologica stiamo avendo i primi risultati importanti. Noi ci auguriamo che a fine anno avremo delle risposte sui vaccini, e con il nuovo anno avremo la disponibilità di un vaccino che ci aiuterà a superare la pandemia. Bene, e allora Ministro, grazie davvero per grazie, essere stato con grazie, noi, grazie a Gaetano Manfredi, Ministro dell'Università e della Ricerca, e buon lavoro.